Buonasera a tutti, vi chiedo scusa se rimango seduto, ma anch'io ho bisogno di leggere e voglio innanzitutto ringraziare il segretario del Circolo di San Salvo per l'educazione e la gentilezza che ha avuto consentendo da me iscritto al Partito Democratico del Circolo di Vasto a poter rappresentare la vostra città nel Circolo di San Salvo. Grazie tante e ringrazio anche voi per l'attenzione con cui volete ascoltare ciò che io adesso vi dico. Dei quattro candidati alla segreteria del partito, sapete benissimo che i primi due, Renzo e Cuperlo, hanno avuto e hanno e avranno una copertura mediatica per loro capacità abbastanza ampia, mentre gli altri due, Civatti e Pittella, per tante ragioni, hanno una certa difficoltà a comunicare le loro idee e la loro candidatura. Io ho scelto di presentare questa mozione Civatti leggendovi una sintesi di una lettera che Civatti ha scritto a tutti gli iscritti del Partito Democratico, illustrando in maniera molto sintetica il proprio pensiero e ovviamente chiedendo la decisione a questa nostra mozione. Il titolo della mozione è già di per sé significativo. Il titolo è Dalla delusione alla speranza. Noi proveniamo da un periodo storico in cui per molti aspetti, sia come iscritti al Partito Democratico che come cittadini, siamo delusi dalla politica. E negli ultimi mesi, ahimè, ne abbiamo visti di tutti i colori, compreso il tradimento che è stato consumato verso quel gran uomo che è Romano Prodi. I tradimenti sono sempre brutti, ma quando te li fanno i tuoi fratelli fanno più male. Siamo stati molto delusi, ci possiamo rilassare tranquillamente, con la speranza e con la consapevolezza che siamo in grado di poter evolvere, far evolvere positivamente il Partito Democratico con le nostre capacità. Mi consentitemi di salutare anche l'onorevole Aldo Mariotti, del quale mi onore di avere un'amicizia da almeno 30 anni. Di militanza politica. Così ha fatto salutare tutti in Savoia. Io sono un giovane anziano, devo dire la verità. Comunque, allora, ci va di che cosa ci dice? Ci dice, cari iscritti al Partito Democratico, c'è una novità nella politica italiana. La novità è data dall'alternativa a questa situazione. L'alternativa non è né Grillo né Berlusconi, l'alternativa è il Partito Democratico. Ve ne eravate d'accordo? No, ve lo dico io. L'alternativa a questa situazione è il Partito Democratico. Nel pluralismo, nel riconoscimento dei diritti, sia degli italiani, sia degli altri cittadini del mondo che vengono in Italia, o con il treno, con l'aereo, con i barconi, sempre cittadini sono, nell'apertura alla cittadinanza, nella partecipazione e nella voglia di cambiare insieme, perché solo insieme, con un grande progetto, possiamo farlo. Utilizzando la cultura della possibilità e dell'alternativa di governo, nella creatività, nella curiosità, nella conoscenza e nell'apertura di senso che solo possono davvero salvarci. L'uomo è nato come essere animale curioso, come essere animale creativo. Non dobbiamo avere paura del nulla, anzi, ci dobbiamo rimboccare le mani per individuare quelle nuove forme per conquistare l'adesione alla politica dei cittadini, che attualmente voi sapete molto bassa. Troppo spesso questa la curiosità, la creatività, l'impegno l'abbiamo cercato fuori dal nostro partito.
quella famosa, si inventò quella famosa frase nefasta, secondo me, dice: cerchiamo aiuto alla società civile. No? Poi abbiamo visto i risultati degli esponenti della società civile. Abbiamo trascurato le cose in cui crediamo, mentre l'alternativa siamo noi e la nostra cultura politica, che abbiamo maturato nel passato, che abbiamo maturato nel presente e che possiamo spendere nel futuro. L'alternativa deve essere il PD, deve essere il Partito Democratico. Vi sarete resi conto, tutti quanti, che l'unico partito politico strutturato in modo democratico in Italia è il Partito Democratico. Gli altri sono partiti padronali, in cui c'è un padrone, gli altri sono, non sono dei cittadini, sono dei sudditi. Qualcuno è anche bambino di Pietro, per esempio, che mi dispiace. Addirittura Grillo è un despota. I deputati, i parlamentari del Movimento 5 Stelle non sono padroni neanche di la loro opinione se non c'è pace di Grillo. Sarebbe quello un Partito Democratico, assolutamente no. L'unico Partito Democratico in Italia è il Partito Democratico. Dobbiamo essere consapevoli di questi fatti, fondamentali. Piuttosto di accogliere i cambiamenti come un'occasione per mettere in discussione il presente, spesse volte ci siamo arroccati nel passato, siamo stati conservatori, immobili alla difesa delle cose esistenti, senza comprendere che l'unico modo per tenere così insieme era non restare fermi ma andare avanti. Dobbiamo quindi assumerci il rischio, tra virgolette, del futuro, per affermare tutta la possibilità di realizzare la nostra missione, quella cioè di una società liberata dai bisogni e dalle paure. La destra, quando vuole fare colpo, parla della paura dello straniero, dello straniero che viene a rubare il lavoro agli italiani. Noi dobbiamo liberare gli italiani e l'Italia da queste due cose fondamentali, dal bisogno e dalle paure. Ma il problema è che, oltre all'Italia, soprattutto in questo momento, è il partito. Che partito vogliamo? Che partito propone i civati? Io qualche settimana fa, facendo una riunione con degli amici, ho detto: il momento in cui è un'opportunità, un'occasione a che gli iscritti al Partito Democratico si riprendono il partito con la partecipazione, con la discussione, con individuando dirigenti nuovi con i quali collaborare, di cui ci si può fidare perché si viene ascoltati. Ma il partito non è soltanto quello degli iscritti, ma deve, il nostro partito, oltre alla vita interna con gli iscritti e il rapporto tra gli iscritti e gli eletti, deve essere anche immediatamente rivolto a chi è fuori dal partito e soprattutto a chi è fuori dalla politica. Un partito ha senso se diffonde la consapevolezza dello Stato. Ecco, questa piccolissima frase dice anche un'altra cosa. I partiti politici hanno un altro compito, oltre che quello di essere amministratori di comuni, province, regioni, del governo. Hanno il compito di educare l'opinione pubblica alla politica, alla buona politica. Perché la politica è l'arte del governo dei popoli. La cattiva politica ci ha insegnato i fatti di corruzione, concussione, tangente e quant'altro di delinquenziale ci voleva essere. Ma la buona politica fatta da politici seri, competenti, onesti, e anche attraverso la loro opera di persone oneste, competenti, è educativo. Educa l'opinione pubblica al gioco democratico, alla discussione politica.
Vi ricorderete quelli che sono giovani come me, i grandi uomini politici, cito uno, Giovanni Spadolini, un altro, Enrico Berlinguer, un altro ancora, Ugo La Malfa. Erano educatori di politica e sono stati i grandi uomini politici. La politica, comunque, inoltre, non si fa solo nei partiti. Negli ultimi, e qui bisogna anche fare un attimo di attenzione, perché negli ultimi anni abbiamo avuto le campagne referendarie, alcune battaglie sindacali, da associazioni che si battono per il riconoscimento dei diritti, a quelle che si occupano di cittadinanza. Molte novità non sono venute dal palazzo, ma dalla società civile, nel suo complesso. E a questa società civile la dobbiamo avvicinarci. È necessario quindi sperimentare nuove modalità di adesione, con la possibilità, anche per chi non è iscritto, di accedere a un nuovo sistema di diritti e doveri. Persone, gruppi, associazioni attive, ma anche semplicemente temi specifici a cui il partito deve dare accoglienza di un processo di elaborazione che abbia a casa dei circoli. Il famoso conflitto di interessi va superato, sempre una banalità, purtroppo non ancora ci riusciamo, perché deve essere superato il conflitto di interessi, perché il partito deve sempre e comunque essere al di sopra di ogni sospetto, nessun doppione nelle cariche. Non a incarichi che si sovrappongono, e noi chiediamo la magrete di tutti coloro che per conto del Partito Democratico amministrano il bene pubblico anche nelle società controllate. Non ha funzionato solo il partito liquido, né quello troppo solido, perché se non c'è uno ci può essere l'altro. Per poter funzionare occorre fare rete, ossia la presenza territoriale, e per stare nella società, nella comunità locale, territoriale, occorre una rete accessibile e trasparente. Vi rendete conto che di fronte a un programma del genere, l'ultimo caso di corruzione che proviene dalla regione Abruzzo, dell'assessore alla cultura, c'è una distanza siderale. I miei alunni, se dovessero ispirarsi a un signore che fa l'assessore alla cultura e che si è comportato in quella maniera, è chiaro che non avrebbero mai nessun interesse ad avvicinarsi a un gioco democratico. Questo è uno dei danni fortissimi che una certa destra, che ci ha governato per parecchi anni, ha dato per tanti anni al nostro popolo e che noi dobbiamo quindi recuperare. Paese che abbiamo in mente. Cosa proponiamo per l'Italia? Sappiamo che serve, e siamo d'accordissimo, una semplificazione del quadro politico istituzionale, oltre che amministrativo, cancellare i doppioni, livelli istituzionali che diventano burocratici, ridurre il numero delle agenzie e delle agenzie pubbliche. Serve una stagione di riforme istituzionali che prevede istituzione della Camera, fiducia al governo espressa da una sola Camera, adeguata distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, diminuzione del numero dei comuni, incentivando la fusione dei piccoli e dei micro comuni, eliminazione delle province e diversa attribuzione delle funzioni in area vasta, diminuzione del numero dei parlamentari e diminuzione delle loro indennità. Questo sistema elettorale, che è comunemente conosciuto come porcellum, deve essere superato, assolutamente. Noi, come Civati prevede, chiede una legge elettorale che preveda collegi uninominali, tale da consentire una chiara individuazione dei rappresentanti da parte dei cittadini e una migliore qualità di questi rappresentanti.
dobbiamo ribaltare il paradigma dell'urbanistica degli ultimi 30 anni, anche attraverso la nuova legge quadro. Il tema non è, non deve essere dove si costruisce, ma di come migliorare la qualità della vita nelle aree urbanizzate, riqualificate e rigenerate. Consentitemi una piccola parentesi, io sono insegnante di tecnologia, ma ho svolto per 22 anni la professione di libero professionista in quanto architetto. Sull'urbanistica bisogna dire una cosa molto semplice, purtroppo è dolorosa. L'urbanistica degli anni 70 ha prodotto dei piani urbanistici che sono stati oggetto di studi da studiosi di tutto il mondo, a cominciare dal recupero del centro storico di Bologna, per continuare con il piano urbanistico di Genova, di Torino e di Milano. Se non che si è verificato un cambiamento, la mala politica, la politica della corruzione, la politica degli interessi privati ha avvocato a sé l'urbanistica. E noi ci siamo ritrovati negli ultimi 20-25 anni con il territorio che non è stato più governato, è stato sgovernato. E ci ritroviamo adesso con le coste cementificate, con un dissesto idrogeologico pauroso, con dei danni ambientali straordinari. Mi pare che la signora parlava dei due eclatanti di inquinamento ambientale, la Ilva di Taranto e la Terra dei Fuochi nelle province di Napoli, nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta. Guardate che questi sono gli esempi reali, gli effetti concreti della cosiddetta mala politica, cioè della politica in mano ai delinquenti. La IPA di Taranto si chiamava Italsider, era una società del gruppo EFIM di proprietà dello Stato ed era l'acciaieria che produceva l'acciaio migliore di tutta Europa, di tutta Europa. È stata venduta, diciamo così, a un gruppo privato. Nell'arco di questo periodo che è stato in mano al gruppo privato, vi rendete conto che danni ambientali ed economici ci hanno potuto portare. Primo, la terra dei fuochi, la provincia, il territorio della provincia tra le due province, Napoli e Caserta, che io conosco perché ci sono state diverse volte, purtroppo ha avuto degli amministratori territoriali locali in cui la cosiddetta trasparenza non esisteva nel modo più assoluto. Molti sapevano di questi depositi tossici, cancerogeni, ma a parte qualche anima candida nessuno mai ha parlato. Questa è mala politica. Questa è mala politica. Posso concludere? Devo concludere. Va bene, alcune cose proprio sinteticamente. È chiaro che è una cosa di passione. Assolutamente. Per quanto riguarda l'Europa, ovviamente sulla politica nazionale sarebbe tanto da dire ancora, ma comunque adesso. Due parole per quanto riguarda l'Europa. Noi siamo dell'avviso che bisogna intraprendere un processo progressivo per la costituzione della federazione d'Europa. Dobbiamo arrivare a una politica economica comune, abbiamo già una moneta comune, a una politica estera comune. Noi diciamo che dobbiamo globalizzare la democrazia, la dobbiamo globalizzare in Europa, perché un'Europa unita e democratica può essere, anzi sarà sicuramente, fonte di ricchezza per tutti e di progresso. In ultimo, il partito che vogliamo. Noi riteniamo che il Partito Democratico debba avere un orientamento di sinistra a sinistra, che prima di andare a prendere i voti dei conservatori recuperi i voti della gente, del popolo, degli elettori delusi
che non vota più, oppure che ha votato il referendum al referendum per la privatizzazione dell'acqua, contro la privatizzazione dell'acqua. 26 milioni di italiani hanno votato, hanno bocciato quel referendum. Vogliamo un Partito Democratico che costruisca una sinistra unionista, fortemente europeista, che abbia la Costituzione italiana come via maestra e che possa abbracciare personaggi come il professor Rodotà e il professor Prodi. Dobbiamo cambiare il nostro partito senza legarlo, recuperando il rapporto tra la base e gli eletti. Non ci interessano le intese a vita, non ci interessano i compromessi al ribasso e non ci interessa che qualcun altro debba scrivere l'agenda politica di questa nazione. È il Partito Democratico che deve scrivere l'agenda politica del nostro paese. Per cui, in questo programma la novità, come avete visto, è a sinistra, nel pluralismo, nella partecipazione, nella voglia di cambiare assieme, in un progetto chiaro. Il segretario che noi proponiamo è Giuseppe Civatti, che riteniamo essere la persona più adatta per seguire questi obiettivi. In ultimo voglio dire due cose, gli amici che sono orientati a dare il loro voto a Giuseppe Civatti sono invitati a sottoscrivere anche la sua mozione. E per quanto mi riguarda, l'invito ovviamente, se non è opportuno, a votare lo stesso candidato. Grazie tanto.